Gianni Pascoli è nato a Savona e vive e lavora a Cairo Montenotte, in provincia di Savona. Friulano d'origine, ha frequentato l'Istituto d'Arte di Acqui Terme e poi l'Accademia di Firenze, terminando gli studi in quella di Brera. Ha sviluppato uno stile figurativo personale ed intenso, caratterizzato da valenze cromatiche particolari, al punto da essere accostato al grande maestro Sassu, in un'antologia allestita da Alba nel 2010 dal titolo Gianni Pascoli e Aligi Sassu, la poesia del colore. Ha ricevuto premi e riconoscimenti, tra cui nel 2008 il prestigioso premio Antea per le arti figurative per la Liguria. È nella rosa degli artisti che hanno avuto l'onore di dipingere il Palio di Alba. Dal 2011 è uno degli pittori protagonisti dell'importante concorso nazionale La Modella per l'Arte e nel 2012 e 2013 è stato presente ad Arte Genova Mostramercato d'Arte Moderna e Contemporanea Fiera di Genova. Nella sua lunga carriera ha esposto in numerose personali, collettive, fiere in Italia ed all'estero. Il 2014 l'ho visto impegnato, oltre che nella bella cornice di Palazzo Salmatoris a Cherasco, con la mostra Una vita d'artista, a Lignano Sabbia d'Oro, e infine a Mantova, in una personale alla Galleria Arianna Sartori Arte and Object Design, in concomitanza con il Festival della Letteratura. Nell'autunno 2014 è stato uno dei 20 pittori italiani invitati al concorso nazionale La Modella per l'Arte, divenendone protagonista nella finale di Stresa, insieme alla sua modella Giorgia Maritano, vincitrice del concorso. Il 2015 lo ha visto tra i premiati di Biennart, prima Biennale Internazionale d'Umbria. Ha inoltre partecipato alla mostra collettiva Expo Art Milan 2015, Feeding the Planet, Energy for Life, Cultural Social Vision of Italian Artists, alla mostra itinerante Barolo Painting, La Morra ed altri comuni piemontesi, e alla mostra Arte e Vino alla Galleria Galeasso nel maggio 2015. Al suo atelier Arte Studio Gianni Pascoli a Corso Dante 54 in Cairo Montenotte, in provincia di Savona. Quando delinea un volto, accende uno sguardo, più che a ritrarre una persona, Pascoli tende a definirne l'anima, e sulla via della notazione psicologica conducono anche le sue nature morte, oggetti consunti dall'uso delle generazioni, ombrelli abbandonati nell'ombra, fiori secchi, violini, composizioni silenziose, apparentemente casuali, ma sempre venate di un simbolismo inquieto, sottilmente allusivo alla presenza-assenza dell'uomo. Ad analoghe emozioni sentimentali rinviano a ben guardare anche i paesaggi. Silvio Riolfo, Marengo. Partecipa al Festival Creative delle Arti 2015 esponendo le proprie opere dal 20 al 26 luglio presso il Castello del Carretto di Millesimo con un olio su tela 50x60 cm, citazione di Perla. Il suo quadro si ispira alla ragazza col turbante, un olio su tela dipinto da Jean Vermeer del 1600, reso famoso anche dalla ragazza con l'orecchino di perla, romanzo di Tracy Chevalier del 1999 e film del 2003 di Peter Weber. Il quadro di Gianni Pascoli, citazione di Perla, ha dei toni pastello molto delicati ed affiora, oltre al dettaglio di un quadro della ragazza col turbante, un violino e un ombrello accanto, come un ritratto, un'eredità lasciata dalla modella che è stata ritratta nel celebre quadro famoso di Vermeer.
affiorano sensazioni delicate per l'ambiente femminile da parte del pittore, con una venatura poetica e di delicatezza d'animo. Gianni Pascoli di Cairo Montenotte espone presso il Castello del Carretto di Millesimo dal 20 al 26 luglio. Hai ragione tu, non ho fatto mai delle grandi cose per te. Proprio questa sera tenterò di fare un ritratto vero di te. Prenderò un pennello, cercherò una tela, lo dirò coi colori, quanto hai di luce anche nella voce. Lo dirò con le note.